A tutti voi una buona serata e un buon inizio di settimana da One TV e dalla sua redazione. Eccoci all'appuntamento con One TV News. Apriamo con la cronaca dal territorio. Potrebbe essere riconducibile ad un regolamento di conti tra trafficanti di droga l'omicidio avvenuto presumibilmente a Vanzaghello tra notte di venerdì 6 e le prime luci dell'alba di sabato 7 maggio. Il cadavere di un giovane dell'età apparente tra i 20 e i 30 anni, con il volto tumefatto, è stato ritrovato da un autotrasportatore ai piedi di una barriera di contenimento in cemento ai lati della carreggiata. Sul posto sono intervenuti la Polstrada, i carabinieri e gli operatori del 118. Secondo i primi rilevamenti, la vittima non ancora identificata, in quanto fra l'altro non schedata, potrebbe essere di origine nordafricana. Al vaglio i filmati delle telecamere di sorveglianza dell'adiacente superstrada della Malpensa. Si ipotizza che l'uomo possa essere stato ucciso altrove e poi scaricato sul luogo del ritrovamento. Sarà l'esame autoptico ora a chiarire le cause esatte e le circostanze del decesso. L'amministrazione comunale di Busto Arsizio aderisce all'iniziativa di volontariato ambientale Giornata del Verde Pulito, promossa dalla Regione Lombardia sin dal 1987, per informare e coinvolgere i cittadini sulle questioni ambientali. Quest'anno la giornata si svolgerà domenica prossima, 15 maggio, e mira a sensibilizzare i cittadini e le cittadine, a partire dai più giovani, sulle tematiche di salvaguardia dell'ambiente, affinché sviluppino un senso di responsabilità e di appartenenza per il luogo in cui vivono, lavorano, studiano e passano il tempo libero. L'obiettivo è in particolare quello di evitare l'abbandono dei rifiuti, chiedendo di dedicare qualche ora a ripulire alcuni degli angoli della città più sporchi con guanti e sacchetti alla mano. A Busto la manifestazione si svolgerà nella zona industriale di Sacconago dalle 8:30 del mattino, con ritrovo dei partecipanti in viale dell'industria. I volontari dovranno essere muniti dei dispositivi di protezione personali, mentre Agesp garantirà la fornitura dei sacchi, il prelievo dei rifiuti raccolti in modo differenziato e il successivo smaltimento. Le iscrizioni si possono raccogliere alla mail ecologia@comune.bustoarsizio.va.it. Ci spostiamo ora a Ceriano Laghetto, dove ieri si è svolta la festa di primavera. Vediamo il servizio di Primiano Mandunzio. Domenica 8 maggio si è tenuta la undicesima festa di primavera a Ceriano Laghetto, la tradizionale kermesse primaverile che è iniziata la mattina con la famosissima, ormai giunta alla sua 16ª edizione, la Straceriano. Durante la giornata si sono susseguite varie iniziative, tra cui i mercatini dell'hobbistica, dell'artigianato, Arte e Sapori, il progetto App Salute e tanti volontari e associazioni di sport che si sono esibiti dinanzi al comune di Ceriano Laghetto. Non sono mancate le esposizioni di alcune auto storiche e l'esibizione dei ragazzi dei corsi civici musicali della città sonora. Per One TV News, Primiano Manduzio, Ceriano Laghetto. Si è conclusa con un buon successo di pubblico la kermesse Cantine e Motori, in scena nel weekend appena trascorso presso i padiglioni di Malpensa Fiere a Busto Arsizio. Vediamo. Siamo con Valentina Tempesta di Vale Venti, organizzatrice di Cantine e Motori, una kermesse che è stata una novità sul territorio di Busto, quindi le chiediamo un bilancio di questa manifestazione. La manifestazione è andata bene, l'afflusso del pubblico è stato importante, siamo molto soddisfatti. Sicuramente è stato un esperimento quello di unire il mondo dei vini al mondo dei motori, ma vorremmo riproporlo l'anno prossimo nelle stesse date, quindi nello stesso weekend di maggio, per offrire al pubblico nuovamente un evento che ha riscosso davvero successo. Tra l'altro gli ospiti presenti sono stati la ciliegina sulla torta, ma chiaramente il grosso della manifestazione è stato dedicato agli espositori e quindi alle eccellenze del territorio. Assolutamente sì, diciamo che hanno fatto da padrini dell'evento due ospiti importanti. Il sabato abbiamo avuto la presenza di Francesco Aquila, mentre vincitore di Masterchef 10, mentre la domenica è stata la volta di Loris Capirossi, appunto perché abbiamo cercato di unire Cantine e Motori, quindi qualcosa legato al mondo del food e del wine e il pilota della MotoGP, l'ex pilota della MotoGP, per richiamare il mondo dei motori.
consumatori. I produttori hanno sicuramente avuto un punto di rilievo in questa manifestazione, abbiamo dedicato l'intera giornata del venerdì appunto ai produttori che hanno potuto incontrare i notecari, i ristoratori per quello che è proprio un vero B2B del settore. Approfondiremo questa notizia con uno speciale che andrà in onda mercoledì sera su OneTV e di cui vi daremo i dettagli nelle prossime edizioni. Croce Rossa è in festa invece a Garbagnate Milanese. Ci racconta le celebrazioni il nostro corrispondente locale Prignano Mandunzio, al quale ripasso la linea. Domenica 8 maggio si è tenuta in tutta Italia la festa nazionale della Croce Rossa italiana e a Garbagnate Milanese il comitato locale ha voluto festeggiare questa ricorrenza con tutti i cittadini. Una festa che è iniziata il venerdì sera con un momento conviviale con tutti i volontari della Croce Rossa di Garbagnate Milanese, per poi continuare sabato pomeriggio in Piazza della Croce, nella piazza principale di Garbagnate, con una dimostrazione delle manovre di disostruzione pediatrica. La manifestazione si è conclusa poi domenica mattina sul sagrato della Basilica dei Santi Eusebi e Maccabei di Garbagnate con la benedizione di 3 nuovi automezzi operativi, un doblò per i servizi semplici e 2 autoambulanze, una in particolare dedicata completamente al servizio del 118, visto l'attrezzatura sofisticata al suo interno. Per OneTV News, Prignano Mandunzio, Garbagnate Milanese. Tutela e cura del territorio, educazione e attenzione al futuro a ritmo di musica. Questi gli aspetti e gli obiettivi principali del progetto Ripartiamo, mobilitazione a difesa e salvaguardia del territorio italiano, nata dalla collaborazione tra il Giova Beach Party di Giovanotti, Intesa San Paolo e WWF Italia, presentata nell'Aula Magna dell'Università di Milano Bicocca. La sfida da vincere è quella di ripulire 20 milioni di metri quadri di spiagge, aree naturali, laghi, fiumi e fondali. Vediamo. Ma le principali novità saranno che intanto torniamo, e questa è la principale novità, ovvero che si ricomincia, si riparte. E poi c'è un bel passo avanti dal punto di vista della cura dei dettagli dell'aspetto ambientale. Però abbiamo fatto di più e devo dire che essere riuscito in qualche modo a mettere insieme due grandi storie, che è una storia legata alla finanza, quella di Intesa San Paolo, è una storia legata all'ambiente, proprio la storia dell'ambiente nel mondo, che è quella di WWF. Metterle insieme in un progetto così grande, forse addirittura il più grande progetto di ripristino di aree a rischio dal punto di vista ambientale mai fatto in Italia, è una cosa che mi fa proprio piacere, è una cosa grande che spero ne faccia partire delle altre. Ripartiamo è la più grande mobilitazione per l'ambiente e per la salvaguardia della natura e quindi ci è venuto naturale partecipare a questa bellissima iniziativa ricca di energia e anche abbinata al piacere e al divertimento. Abbiamo quindi voluto dare un supporto. L'abbiamo fatto con una piattaforma di donazione che si chiama Forfunding, si va sul sito oppure si può donare anche tramite gli ATM. Abbiamo già raccolto 3 milioni dei 5 milioni di euro e questo grazie alla generosità delle persone che sono sensibili proprio a tutti questi valori. Anche come banca ovviamente diamo il nostro contributo perché non possiamo chiedere senza dare e quindi noi pensiamo proprio di arrivare a quello che è l'obiettivo che ci siamo prefissi e che sembrava impossibile quasi da raggiungere, era un po' buttare il cuore oltre l'ostacolo di arrivare a 5 milioni e io penso che ci arriveremo. Per questa edizione ci fermiamo qui, l'appuntamento per domani sera, sempre alla stessa ora, sul canale 79 del Digitale Terrestre. Grazie per essere stati con noi e a domani.